Sera delle spettatori di Rete 8 e di L'Aquila al Centro. Questa sera siamo a Castelvecchio Calvisio. Castelvecchio Calvisio è un borgo bellissimo che ci si arriva dalla Piana di Navelli. e Questa mattina siamo qui dentro la sede del comune. Credo che sia una sede provvisoria perché è una sede eh, diciamo piccolina. E, e questo come dire, è anche questo significativo nel senso che mh, i piccoli comuni purtroppo hanno anche dei piccoli spazi per poter lavorare in una situazione invece in cui il lavoro è tanto perché anche questo borgo è da, è da ricostruire e poi c'è tutto un discorso che fra poco faremo con i nostri ospiti allora il primo ospite è l'ingegnere Raffaello Fico, che i spettatori di L'Aquila al Centro conoscono bene è dirigente dell'ufficio speciale di Fossa, diciamo di Fossa in realtà è l'ufficio speciale di tutti i comuni del cratere, quindi esclusa l'Aquila. L'ingegnere Raffaello Figo, con lui parleremo di ricostruzione privata con particolare riferimento qui a Castelvecchio Calvisi, ma poi faremo un discorso più ampio che riguarda la cosiddetta ricostruzione sociale. Cominciamo da, dalla ricostruzione privata qui a Castelvecchio Calvisi, a che punto siamo? Allora, In termini di ammissione dei contributi della ricostruzione privata, siamo grossomodo al 50 considerando che però quasi tutto quello che è stato finora ammesso e i cantieri che si sono conclusi e che sono in corso sono quasi esclusivamente fuori dalla, da quell'ovale che rappresenta il borgo antico. Su questo, però, su quest'ultimo, abbiamo finalmente ricevuto tutte le pratiche legate alle, alle richieste di contributo in occasione della scadenza del settembre scorso eh, 2022, poi prorogato per l'acquisizione dei progetti esecutivi al marzo 2023. Quindi ora abbiamo la stima di quello che eh, serve economicamente in termini di tempo per approvare questi contributi, eh, abbiamo qualche criticità di cui magari possiamo discutere, ma finalmente si vede un orizzonte temporale per eh, determinare la piena attuazione della ricostruzione delle singole abitazioni. Ingegnere prima di iniziare questa chiacchierata eh, mi dicevi che eh, qui non c'è solo il problema come dire di, di ricostruire Tugur e, eh, mi dicevi che proprio in tempi recenti avete avuto un contatto con il Ministero dei Beni Culturali perché c'è qualcosa di più da chiedere perché questo è un borgo storico, un borgo molto bello eh, adesso vedremo qualche foto, qualche immagine e quindi come dire non è solo rifare... Le case come se fosse come dire, un paese ricostruito vent'anni fa. Qui insomma c'è da curare anche l'aspetto storico e le tracce della storia. Sì, questo è un caso molto particolare perché eh, lo Stato riconosce per il dopo sisma i contributi basati sul danno, per cui nel, nell'ovale del borgo antico di eh, Castelvecchio Calvisio si determina che ci sono diversi aggregati con poco danno da sisma, aggregati con più A. Eh, esiti di agibilità che è, il che determina un contributo che non è, eh, è sufficiente a riportare l'agibilità sismica, a riportare le persone nelle abitazioni, però, non è sufficiente a, a garantire il preservare di questo borgo antico in termini di identità, in termini di eh, conservazione, di restauro, tutti questi aspetti. Do, noi abbiamo introdotto con il modello parametrico in tutti i 56 comuni delle maggiorazioni che var variano dal, da 0 al 60 in più rispetto a un contributo base. Qui siamo sul 30-35% di maggiorazione. Ma se il contributo di base, che è basato appunto sugli esiti di agibilità, è già basso di per sé, anche se lo moltiplichi per il 30% eh, di innalzamento, non ottieni quella garanzia di riportare una eh, identità d'insieme del borgo che è eccezionale nella sua vi vista d'insieme. Ce l'abbiamo alle spalle, questa eccezionalità. questa eccezionalità. Il Sindaco chiede fortemente di eh, preservarla nell'intervenire, garantendo un'omogeneità di intervento con fondi ad hoc che siano adeguati a mantenere questa identità. E questo passa per il Ministero dei Beni Culturali perché solo il Ministero può dare quell'ulteriore fondo che non è disponibile con il Sisma perché il Sisma, ripeto, ripara i danni da Sisma e poco altro, ma non riesce a dare la garanzia di mantenere questa eccezionalità. Cosa che forse si rileva anche in pochi altri borghi che hanno poco danno da Sisma e una grande rilevanza storico-architettonica. Allora, ingegnere, abbiamo parlato di Castelvecchio, siamo a fine 2023. Facciamo una rapida uh, sintesi diciamo, del lavoro fatto finora dall'ufficio speciale e qual è la situazione. Chiaramente su tutti i 50 comuni, che sono tantissimi, fra quelli dentro il cratere e anche fra quelli fuori il cratere, perché poi l'ufficio speciale di Fossa, come è noto. Si occupa anche di comuni che non stavano nel cratere 2009, ma però avendo avuto comunque dei danni, quindi hanno diritto anche loro al risarcimento dei danni. Sì, allora siamo complessivamente e mediamente al 60% di attuazione in termini di approvazione dei contributi nei 56 comuni del cratere. Questo dato è un po' fuorviante perché eh, vedevo i dati in questi giorni abbiamo comuni prevalentemente nel Pescarese, Cugnoli eh, Montebello di Bertona Civitella Casanova che sono al 90% di attuazione, cioè comuni che l'anno prossimo completeranno la ricostruzione privata e comuni, quelli situati nel doppio cratere che hanno avuto anche il danno da sisma 2016 che si trovano a un 30-40% quindi è chiaro che per questi comuni sono stato pochi giorni fa a Montori Alvomano, uno dei, dei casi più eclatanti il comune più grande si trova nel doppio cratere e si trova al 36% di attuazione. Però finalmente, grazie a quel eh, termine di legge per consegnare tutte le domande di contributo, vediamo un orizzonte. Ora sta a noi uffici, e al, eh, ai comuni e ai privati, progettisti, direttori dei lavori e imprese, eh, aggredire quello che resta da fare. Nel comune di Montorio, solo per fare un esempio, parliamo di un'approvazione eh, di contributi nell'ultimo anno di 15 milioni di euro. Non si era mai visto in tutta la storia della ricostruzione di Montorio. Un, import, un così importante avanzamento della ricostruzione. Quindi nei comuni più indietro, io credo che in cinque anni, se siamo bravi e capaci, si riuscirà, non, non io che sono in scadenza a fine anno, ma si potrebbe riuscire a, a completare la ricostruzione. L'Ufficio nel frattempo, d'accordo con i comuni, ha avviato altre attività eh, parallele a questa ricostruzione privata. Parliamo di ricostruzione pubblica. Eh, come dire, io da quello che vedo, <coughs> sta funzionando una convenzione fra voi, Ufficio Speciale e il Ministero dei Beni Culturali il MIBAC, il Segretariato Regionale che prevede da parte vostra la fornitura come dire, del RUP perché uno dei problemi della ricostruzione pubblica sono questi RUP che sono i responsabili unici dei procedimenti che spesso la sovrintendenza non ha cioè, ce n'ha ma dire, le chiese da restaurare sono tantissime ecco voi state dando da questo punto di vista è un contributo. Quindi mettete voi a disposizione un gruppo, il gruppo fa il progetto preliminare e poi va avanti. Ecco, da questo punto di vista, come i numeri se, se ci sono, di questa convenzione. Sì, la convenzione è stata sottoscritta un paio di anni fa tra gli uffici speciali, il segretariato regionale beni culturali e la struttura di missione governo 2009. Abbiamo una quindicina di interventi eh, ufficio speciale USRC e altrettanti l'USRA eh, sicuramente possiamo dire che i risultati sono già ragguardevoli perché abbiamo affidato quasi tutte le progettazioni parliamo per quanto riguarda USRC di 15 interventi di cui una decina sono chiese ma ci sono anche altri interventi pubblici, municipi c'è il progetto di videosorveglianza per quanto riguarda eh, questa, ehm, eh, questo insieme di interventi sono circa 30 milioni di euro di appalti che stiamo gestendo noi e nel 2024 partiranno quasi tutti eh, i lavori di questi interventi quindi i risultati si vedono considerando che alcuni casi 4-5 erano parecchio critici perché non sono casi che erano eh, vergini diciamo, e, ereditavamo situazioni complicate gestite in passato che non si stavano risolvendo quindi l'esempio del, della Chiesa di Chieti, abbiamo eh, la chiesa a Monte eh, da poco presa in, in gestione, insomma sono anche i comuni che chiedono al segretariato di delegare a noi casi che si sono un po' fermati nel tempo, quindi si stanno, eh, stanno aumentando i casi che eh, diventano di nostra competenza. Allora, ingegnere, per chiudere questa eh, chiacchierata, allora, passiamo a, a quella che insomma, giornalisticamente chiamiamo la ricostruzione sociale. Quindi la ricostruzione materiale ne abbiamo parlato, sia pubblica che privata, però poi in questi paesi bisogna portarci la vita, un po' c'è, perché qui a Castelvecchio noi siamo arrivati, siamo andati a prendere il caffè al bar, quindi c'è un bar c'è, ho visto che c'è un ufficio postale, Vabbè, un comune, la sede comunale c'è, quindi puoi dire un minimo di servizi, non credo ci siano le scuole che probabilmente sono più a valle, spostate più a valle. <coughs> Però qui il 15 ottobre c'è stato un, un incontro, molto partecipato, in cui si è parlato di eh, non solo di ricostruzione, ma si è parlato di storia, di tradizione, cioè, come dire, mettere insieme tutto: la ricostruzione, la valorizzazione delle tradizioni, eh, le bellezze, perché questo è un paese bellissimo, insomma, eh, l'abbiamo già, eh, già detto, quindi, come dire, creare un pacchetto. Che possa riportare più vita in questi borghi, non solo Castelvecchio naturalmente. Sì, la vera sfida è la ricostruzione sociale. Se sulla ricostruzione fisica possiamo dire che mediamente ce la stiamo facendo, le, le case vengono recuperate, la ricostruzione sociale è la vera sfida, quella più complessa. Noi iniziamo come ufficio speciale sul mandato dei sindaci a eh, fare, per un modello di governance che ha funzionato nella ricostruzione fisica, a fare da facilitatore per il, per il territorio mettendo in rete i comuni. Quindi l'esempio che più facilmente mi viene in mente quello dei cammini di percorsi lenti che noi stiamo appaltando come un filo speciale anche nei comuni della baronia, ad esempio, ma che metteranno in rete 42 comuni in maniera tale da invogliare il turista a venire e a offrire tutta una serie di servizi che non sono oggi pienamente disponibili, ma stiamo gestendo con un'azione di progettazione partecipata, d'accordo con i comuni, ma anche con associazioni locali, con eh, interlocutori eh, del territorio per cercare di prepararci a una sfida che è appunto sociale, è di eh, introduzione di aspetti che riguardano la cultura e il turismo e dobbiamo farci trovare pronti quando questi, questi percorsi saranno pronti e sono percorsi che parleranno della storia, del valore, dell'enogastronomia, di tutti quelli che sono i punti di forza del territorio raccontati in una maniera eh, tecnologicamente avanzata. Abbiamo parlato dell'attualità di Castelvecchio Calvisi con l'ingegner Fico e poi ne parleremo anche con il sindaco Luigina Antonacci. Però qui abbiamo un ospite d'eccezione perché oltre ad essere un amico è un personaggio che all'Aquila è conosciutissimo. È un architetto, Corrado Marsili, che ha lavorato in soprintendenza fino a pochi mesi fa adesso è in pensione e io ho scoperto, devo dire non lo sapevo, che lui è originario qui di Castelvecchio Calvisci. Stamattina lo abbiamo addirittura strappato dalla macinatura delle olive, perché soprattutto da quando è in pensione, come dire, ha riscoperto eh, l'oliveto di famiglia, diciamo, in cui magari da bambino giocava. Allora, Guardiamo a Sile, ne già precisato prima di iniziare questa intervista che lui non è uno storico, però... Sappiamo che è un profondo conoscitore del territorio, naturalmente un profondo conoscitore di Castelvecchio Calvisio che è il suo paese di origine. Allora, io, La prima cosa che ti voglio chiedere è che chiunque si occupi di, di storia locale o lo fa per studio, lo fa per hobby, lo fa per professione. Storia locale dico dell'Aquilano. A un certo punto, si imbatte nella baronia di Carapelle. La baronia di Carapelle non è altro che un territorio, diciamo, omogeneo. Eh, che eh, prende intanto il nome di Carapelle, eh, che non riguarda soltanto un paese, che pa poi era rimasto questo toponimo a Carapelle Calvisio, ma in effetti, come sappiamo anche dai documenti, dal Cronicon Svolturnense, eh, per esempio, che eh, le prime lotte erano fra i monaci di eh, San Pietro d'Oratorium e, e gli abitanti del posto attraverso delle lotte che eh, riguardavano il territorio per essere portato a semina piuttosto che a bosco e questi personaggi che abitavano questi luoghi erano gli homines di Carapellas. Quindi da lì nasce questo eh, toponimo a livello documentale e poi eh, racchiude appunto la baronia un territorio che si eh, conforma in questo modo intorno al 1100 è un territorio unitario ed è un territorio che nasce soprattutto per la difesa degli alti pascoli da quelle che sono le invasioni che vengono dall'Adriatico attraverso quello che è il Pescara e poi la Valle del Tirino. Quindi ha un carattere prettamente eh, diciamo difensivo, difatti se si nota quali sono... I paesi che compongono la baronia di Carapelle si vede già da una carta geografica che sono disposti in una conformazione da sud verso nord, iniziando con Carapelle, Castelvecchio Calvisio, Calascio e La Rocca di Calascio, che guardano verso la Valle del Tirino proprio a difesa di questa valle, in un allineamento eh, difensivo. Più arretrato è Santo Stefano di Sessanio, ma anche Santo Stefano di Sessanio aveva la sua ragione di esistere in quel luogo perché guardava la valle, l'alta valle dell'Aterno in qualche modo, quindi la difesa da quel territorio aquilano di cui questa baronia... Eh, diciamo che non ha fatto parte almeno agli inizi, della nascita e dello sviluppo della città dell'Aquila, ma anzi, ne era in qualche modo antagonista. Proprio per eh, l'organizzazione degli alti pascoli che partivano da questi monti, qui siamo già oltre i mille metri di quota, per arrivare in, tut in tutta la piana di Campo Imperatore. Ecco, detto, allora, adesso noi. Quando parliamo di, di, di quest, di queste, anche della baronia, in un certo, certo modo pensiamo sempre che sono paesi di montagna, lo spopolamento, eh, non c'è nulla a livello economico, si, diciamo, tra virgolette si sopravvive. Invece, noi se facciamo un qualche salto di, indietro di qualche secolo, questi erano dei centri economici potentissimi. Adesso ci hai detto che addirittura erano in competizione con l'Aquila, se i medici vengono qui. Non credo che siano venuti qui solo per, per cambiare l'aria, insomma, sono venuti per, perché c'erano degli interessi economici. Assolutamente. È un territorio. Parliamo della baronia di Carapelle, ma questa baronia di Carapelle a un certo punto diventa. Eh, con, diciamo che eh, collabora con quello che è il Marchesato e poi il Principato di Capestrano. Quindi si aggiungono a questi paesi che abbiamo nominato, altri paesi quali Castel del Monte, Capestrano, Fena, eh, Villa Santa Lucia, creando una, una piccola regione, se così possiamo definire, dove c'era una ricchezza particolarissima dovuta all'allevamento delle pecore. Si sa che questo era in qualche modo lo zoccolo duro anche della transumanza con i paesi di Castel del Monte, di Calascio, Rocca Calascio e principalmente Santo Stefano di Sessanio, e quindi già questo è una prima, un primo apporto economico non indifferente. Poi c'è il discorso di avere una valle, appunto a confine la valle del Tirino, che è una valle di tipo mediterraneo, quindi la coltura principalmente della vite e dell'ulivo, ma anche un piccolo granaio, perché era anche una zona... Dove c'era appunto la coltivazione eh, di questi cereali e inoltre, cosa che eh, si sa poco, perché si immagina lo zafferano e il zafferano dell'aquila, si parla zafferano, si parla di navelli. I paesi che avevano la maggior produzione almeno per ettaro di zafferano erano Fena, per esempio, e con i paesi appunto anche di Castelvecchio, Carapelle, e quindi altro prodotto che portava economia e ricchezza. Questo nel Quattrocento ha creato interessi di famiglie importanti, prima i Piccolomini. Quindi, i piccolomini di Siena, attraverso matrimoni che c'erano stati fra i conti di Celano e appunto i piccolomini d'Amalfi, vengono a governare questo territorio della baronia e marchesato di Capestrano. A loro subentrano, acquistando di fatto questo territorio, i medici di Toscana, i quali medici di Toscana ne capiscono l'importanza e chiedono a, pru, a più riprese, fino ad avere alla seconda metà del Seicento. Il titolo di Principi di Capestrano e quindi questo dimostra l'interesse e dimostra la ricchezza di questo territorio Rachetto allora, per chiudere, eh, immaginiamo un turista che non sa niente di Castelvecchio, A un certo punto vede l'insegna. Dice: Vabbè, andiamo a vedere che cosa vede, che c'è di bello da vedere qui. Ah, io parlo di elementi storici, monumentali, architettonici. Eh, ma eh, eh, questo è interessantissimo, è una domanda molto bella perché non si conosce questo paese e chiunque viene ne rimane affascinato e meravigliato perché arrivando a Castelvecchio Calvisio non si vede un paese ma si vede di fatto un unico eh, grande borgo eh, fortificato, nato in modo unitario probabilmente su una progettazione ben specifica, ha questa forma unica, per quel che mi risulta ho fatto diverse ricerche e in Europa, quindi nel mondo, non esiste. Altro borgo che ha questa conformazione, con questa ellisse pressoché perfetta, con questo asse centrale via borghi archi romani che la taglia perfettamente in due e con una serie di eh, stradine, di vicoli a pettine che vanno a finire in modo perpendicolare su questo asse centrale. E quindi già di per sé questa è un'unicità e eh, meraviglia anche per come fino adesso è stato mantenuto il borgo. Altro elemento interessantissimo, altri elementi sono la chiesa dedicata attualmente a San Giovanni Battista, la parrocchiale, anche questa una storia particolarissima perché diventa una chiesa alla fine del quattrocento, prima di quella data probabilmente c'era o una piccolissima chiesa o addirittura non aveva chiese, perché appena al di fuori, a pochi centinaia di metri dal paese, c'è un altro piccolo gioiello che è la chiesa di San Cipriano, antichissima chiesa, ancora con degli affreschi del 400 al suo interno e, con questa, e risulta anche dalla costruzione di tanti elementi di origine addirittura romano. Questo ci dice anche di quanto fosse antico il territorio. Grazie, grazie architetto, insomma ci hai detto delle cose che sicuramente invoglieranno qualcuno che ci sta seguendo a farsi una passeggiata qui a Castelvecchio, che tra l'altro è, è, è vicinissimo, insomma dall'Aquila ci vogliono mezz'ora, poi dipende dalla velocità, ecco grazie ancora. L'ultima parte di L'Aquila al centro con il sindaco di Castelvecchio Calvisio Luigino Antonacci. Eh, io ho sempre detto, eh, non smetterò mai di dirlo, che i sindaci di questi piccoli comuni a loro modo sono dei piccoli eroi perché si devono scontrare con mille difficoltà. Con un personale chiaramente ridotto all'osso, a volte non c'è nemmeno il segretario. Quindi i problemi sono tanti. Allora, Sindaco, ecco una, una domanda personale: cioè. Eh, fare il sindaco in questi piccoli paesi quanto, quanta fatica costa dal punto di vista fisico anche per certi versi ma soprattutto come dire mentale per organizzare tutto per avere colloqui con tutti per la ricostruzione bisogna avere contatti con Roma contatti con l'ufficio speciale insomma ecco la sua esperienza personale in questo senso allora la mia esperienza personale è anche bella perché io lo faccio con passione io credo che senza la passione veramente sarebbe impossibile farlo io sono nata qui a Castelvecchio Galvisio oh, da quando ero ragazza ho nutrito la passione per il mio paese e anche la voglia eh, di lavorare per la comunità e, quindi è, 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 è di fare qualcosa che potesse andare nella direzione giusta. Certo, almeno questo è il nostro obiettivo. Poi non sempre ci si possa riuscire, mh, questo è anche un dato di fatto, mh, anche in virtù di ciò che lei ha messo in evidenza, cioè la difficoltà che si ha nel lavorare, perché eh, poi un conto è la passione e un conto poi è ciò che si riesce a fare. Perché eh, la fatica più grande qual è? E' quella eh, adesso, in questo momento, della ricostruzione, è quella di preservare un territorio anche con dei rischi idrogeologici. Sindaco, noi abbiamo parlato con, con l'ingegner Figo della ricostruzione qui di, di, di Castelbecchio sia cioè la ricostruzione pubblica che la ricostruzione privata, lui ci ha dato dei dati, insomma, le, le, le cose stanno andando avanti, certo, con le, con le solite difficoltà anche, anche burocratiche. E abbiamo parlato anche del futuro. Quindi cosa fare per, farsi, per rendere attrattivi questi borghi, che già lo sono di per sé dal punto di vista storico. Però io la domanda che la vorrei fare è questa, poi c'è il giorno per giorno, no? Quindi ogni, la quotidianità e voi ogni anno, ogni stagione, sia d'estate, dovete come dire, inventarvi qualcosa per rendere vivo questo. Ecco, che si fa qui a col Calvisio, diciamo dall'inizio alla fine dell'anno? Eh, questo pure un, un bel problema. Eh, la ricostruzione appunto ci impegna molto. Eh, chiaramente eh, bisogna spiegare anche all'opinione pubblica il perché dei lavori che, che, che non sempre vanno avanti con scioltezza. E, e qui eh, si incontrano difficoltà con i problemi della sovrintendenza che eh, purtroppo loro hanno un ampio raggio eh, di interventi da fare e quindi non arrivano per esempio nulla a Osta eh, che io vorrei mh, perché per carità insomma, loro hanno i loro motivi ma eh, noi, noi stiamo in difficoltà e quindi una, questa è una difficoltà un'altra difficoltà eh, è il fatto che i tecnici si trovano i tecnici parlo degli aggregati e quindi dei consorzi, si trovano eh, ad affrontare Mille problemi ehm, a causa pure delle leggi che ci sono sulla ricostruzione, che, che vanno giustamente, noi ci dobbiamo attenere alle leggi. E, mh, quali sono le difficoltà più grandi? Per esempio, eh, il fatto che eh, bisogna essere proprietari degli immobili e non sempre noi abbiamo dei mh, proprietari, ma abbiamo dei possessori, perché nel tempo eh, non tutti hanno fatto, eh, sono andati dal notaio per fare la successione. Perché? perché perché magari ci si trova che una stanza eh, è di 20 persone, sia perché sono, stati, sono andati all'estero, sia perché sono morti, non è stata mai fatta una successione e questa è una prima difficoltà, perché per dimostrare la proprietà eh, chiaramente bisognerebbe eh, colmare dei vuoti che ci sono stati nei secoli, non soltanto. Un altro problema sono eh, gli usi civici. Che stiamo affrontando e io mi sono ritrovata ad affrontare questo problema che è impopolare, tra l'altro, perché se nessuno si è posto il problema eh, fino adesso, no, veramente il sindaco che mi ha preceduto si era posti i problemi e, e, ed era stato avviato un discorso. Però io parlo veramente nei secoli. Eh, quindi ci, ci ritroviamo ad affrontare un problema che giustamente i miei cittadini dicono: ma per quale motivo fino adesso? Siamo stati in Santa Pace, mo arrivi tu e, e mi poni questo, questa difficoltà. Ma che spieghiamo, gli usi civici significa che alcune costruzioni nel, nel tempo sono state realizzate su terreni di uso civico e oggi bisogna fare un cambio di destinazione d'uso. Certo. E, e da parte del possessore, che poi diventa proprietario, bisogna tirar fuori qualche soldo in sostanza. Eh sì, bisogna tirare fuori qualche soldo ma eh, forse è un'opportunità che stiamo dando ai nostri cittadini perché stiamo dando l'opportunità di sistemare le cose. Altre difficoltà che lei mi chiedeva, allora noi non abbiamo un'associazione un qui in comune quindi io mi ritrovo, cioè il comune, il, il comune, gli amministratori si ritrovano a dover affrontare anche il problema dell'intrattenimento delle persone che vengono perché noi lavoriamo sul turismo e per quanto riguarda questo, ecco, lamento la presenza di un operaio qui in comune perché ci ritroviamo a fare anche a spazzare le strade, purtroppo è così, e ad, a, a sistemare il paese per renderlo appetibile. Ci siamo, abbiamo cercato di inventarci un po' di cose per, eh, per rendere accogliente il nostro borgo, ma è tutto a carico nostro, cioè sia eh, fino, economicamente e sia come il lavoro. <ride> quindi eh, questa è una cosa che, eh, che ci prende molto e quindi non solo l'aspetto del paese ma anche gli eventi. Quindi durante l'estate abbiamo fatto un evento bellissimo con l'aiuto della regione pure che ci ha finanziato questa cosa. Abbiamo riportato un po' eh, la storia che, eh, su cui affondano le nostre radici e quindi abbiamo fatto la festa medievale, però partendo proprio da, da una storia, per cui abbiamo collaborato anche con l'Università dell'Aquila di Scienze Umane. E, mh, e quindi eh, con il professor Feniello e abbiamo finanziato noi cioè abbiamo fatto rete con cinque comuni e abbiamo finanziato anche una borsa di studio eh, per, ehm, per uno storico eh, che, e noi siamo partiti dallo storico abbiamo veramente eh, rappresentato la storia ed è stato un evento molto importante però l'abbiamo fatto tutto con le nostre forze bisogna dire concludiamo questa puntata di dell'Aquila al Centro Purtroppo, come dire, il sindaco Luigi Antonacci ci ha riportato come dire, un po' alla realtà. Spesso quando si, diciamo dal di fuori, quando si guarda questi centri, ecco, abbiamo l'immagine di questa bellissima foto che sta alle nostre spalle e quindi ci sembra tutto bello, Quando è bello il paesaggio, l'aria buona, eccetera. Poi però dentro ci sono tanti problemi che vanno affrontati e risolti e se non si affrontano, non si risolvono questi problemi, il futuro di questi borghi sarà, non sarà buono, diciamo, diciamo così, grazie, alla prossima puntata.